Le donne democratiche hanno un interesse particolare anche in queste elezioni politiche, sia per l'avanzamento dei diritti delle donne, sia perché vinca uno sguardo femminile, diciamo, sulla realtà. È così. Aggiungo uno sguardo femminista, come giustamente ha detto Elie Schlein, mi pare ieri sera in televisione, lo sguardo deve essere femminista. Il tema non è sostituire l'uomo forte al comando con la donna forte al comando, ma è avere una modalità e una attenzione a tutto tondo e a tutto campo alle problematiche che attengono alla vita delle donne, che sono la metà della società e che quindi necessariamente influenzano e influiscono anche sull'altra metà. Marcella Zapatera, agli elettori vuole dire perché dovrebbero votare per il centro-sinistra e per lei in particolare? Per il centro-sinistra e per il Partito Democratico, innanzitutto perché siamo gli unici ad avere un'idea di sviluppo sostenibile di questo paese, ancorata alle fonti rinnovabili, ancorata all'Europa, ancorata all'atlantismo, ancorata ai diritti. Per me in particolare, perché insieme alle altre colleghe, insomma, rafforziamo la squadra femminile che non solo sui diritti delle donne, ma in questi anni dal punto di vista amministrativo sul territorio ha fatto molto, se l'è guadagnata, con risultati anche importanti, quindi sarebbe bene portare un po' più di donne dell'Emilia Romagna a Roma. I giovani come stanno reagendo a questa campagna elettorale? I giovani stanno reagendo meglio del previsto, in questi ultimi giorni meglio che all'inizio, poi sono frustrati e disorientati come tutti, però sono i più sensibili ai temi ambientali e noi siamo la forza politica che sui temi ambientali è più avanti.